Ci avviciniamo al tornado violaceo a pelo dell'acqua per l'ennesima volta, sperando che non ci siano navi flare che ti rompono il cazzo. E ci tuffiamo allegramente verso l'infinito e oltre. Vi sembrerà che state andando a morire soffocati sott'acqua, ma in realtà, tesoro di Lost Ancient. E il dungeon segreto sottomarino si rivelerà ai vostri occhi. Alcuni hanno una boss fight, come dicevo prima, altri si possono attivare solo con delle chiavi speciali. Questo in teoria dovrebbe essere uno di quelli semplici, tra virgolette. Ma vediamo di trovare l'ingresso. Sto guardando se è qui. Scendere giù, sicuramente. Alla base. Forse qui c'è un buco. Senti lì. Cazzo. Allora, queste cose qui ti danno aria. Trovato. Hai trovato? Non ci posso entrare. Apro la strada. Come che se te li fai da soli no, non lo capisci che questi osi qui sono i pulsanti di attivazione, via. Li devi sparare. Eccolo là. Da qui cambio arma, mi metto l'archibugio. Io faccio Sa che mi metto anche la pistola, mi sa. Tanto esatto archibugio pistola. sarà una bella fight. In giro troverai questi scettri. Questa è la boss Sì, fight. li ho usati. Perfetto. Sono comodi per fare. Fortissimo. Non so dove cazzo è, no? Mamma mia, è ripresa all'ultimo. Faremo maiala sti osi. Ah, fa. Ondata finita. Ma che i tridenti danno una mano. Questa è una fight sottomarina. Dovrebbero comparire dei tritoni. Fanno malissimo, quindi pronto a sparare.
strano. Ananas molto buono. E poi... del cibo in questi barilozzi. Prima c'è uno chef. Senza gli scettri questa questa boss fight è stronza. Perché tutti loro per tirarli giù ci vogliono 3 colpi di arma da fuoco. Non sono pochi. Lo scettro ti permette di one shotarli. Quindi rende tutto molto più facile. Cazzo, sento. Sono veloci, sono difficili da pigliare. Capo di Lisiane è sconfitto. Notizia meravigliosa. Ci è venuto il la scritta Capo di Lisiane è sconfitto. Fermati. Ma baffa. Toh. Schianto. No. Ande. Mi riempi di pallottole, dov'è? Servirà. Si sponono su per il giro di bestia. Gli scheletri. Posso qualcosa? Orda. Sto ride è lungo, No, ma mi faccio un cazzo l'acqua a me, non perché è lungo.
Speriamo ci sia sempre la nave sopra. Te ci ridi. Vabbè, immagino. Questo rispetto alle altre cose da fare, sei un po' più in difesa sulla nave. Che letteralmente sei da un'altra parte. Oh, oh, c'è un party davanti a te. Aia. Chi mi ha toccato il culo? L'ho preso. No. Scappi. Cos'è? Godo. Ora, molto importante, si aprirà la stanza del tesoro. Dopo molto poco si chiude. E bisogna mettere i tesori dentro questi tritoni qui. Dentro dove? Qua, guarda. Oh, non me lo fa mettere. Lo consegna a lui. A me non lo fa consegnare. Il triangolo. No, non me lo fa proprio. Fa consegnare, va bene. No. Prima non me lo potevo fare. Triangolo, Guarda questo. Fatto? Questi pezzettini piccoli si vedono male, ma valgono tanto. Non c'è niente. Ok. Cazzo, lì l'altro. Questo teschio. Ok. Ok, prendiamo i tridenti rimasti. Che anche questi, okay, si possono vendere. Uno. Uno solo, mi sa. Posto. Sa che abbiamo preso tutto, mi sa, eh? Bene. Adesso andiamo qui sulla statua. Quale? Ok. Questa qua. E premiamo. Torna alla nave. Di è quadrato x, perché che quadrato. Siamo qui sopra, ci dovrebbe essere un tritone. Ok, eccolo qua, arriva il tritone, ci parli. E il bottino è fatto. Oh madonna, ogni tanto mi parte a caso, sì, dove non dovrebbe partire. Soldi. Guarda. Bene. E questo era lo shrine. Questo che si è fatto, okay, ora era uno degli shrine più facili. Più lunghi. Più lunghi, e c'è la boss ride. Gli altri sono, non c'è nessuno da combattere, semplicemente devi tipo parkour. Esatto, devi fare tipo parkour e raccogliere tesori. Ah, tipo la della corsa, quella che hai tu. Esatto, bravo. Detto e fatto ciò,
diciamo, questa piccola introduzione allo shrine è stata fatta, tutti gli shrine saranno fatti in questo modo qua. In che senso? Nel senso che ti devi tuffare, devi cercare l'ingresso. Alcuni ingressi sono un pochino più particolari degli altri, tipo che devi sparare a delle bolle che sono sopra, delle bolle viola, che sono una sorta di cozza di mollusco viola che è attaccato lì sul muro dell'ingresso, di solito in alto. Gli spari, si apre questa sorta di velo traslucido che si trova all'interno. E tanti sono platform con degli enigmi, ovvero premere delle leve in sequenza, cose simili, accendere delle torce, premere dei pulsanti, no? E quelli però non ve li spoilero, nel senso, fateveli, se poi siete bloccati vi andate a vedere la guida. Altri sono ancora più semplici, ovvero semplicemente c'è un tesoro sottomarino sparso per il fondale e ti devi mettere lì a raccattare tutte le pietruzze e stivarle. Quindi niente di estremamente complicato. Questo è un tutorial intermedio, nel senso, sia le fortezze dei fantasmi, sia gli shrine ti permettono di farti un po' d'oro inizialmente, per prenderti le tue prime cosine. È ovvio che se te vuoi fare tanto tanto oro, devi andare a fare i raid globali. Cioè, non c'è niente che paga quanto i raid globali. Se poi sei veramente forte, puoi anche dire di andare a fare il PvP, però ecco. Per il PvP, secondo me, prima fatevi i vostri primi 10 milioni in PvE. Che con 10 milioni ti permette di fare una sloop, un brigantino e un galeone tuo personale, super personalizzati, e di completare la personalizzazione del personaggio come più ti pare e piace. Arrivato a quel punto lì, che fondamentalmente hai finito le cose da spendere per quanto riguarda l'estetica, dici bene, è il momento di andare in PvP. Soltanto però, quello è l'endgame, ecco. Lo farei in endgame. Comunque, se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale, commenta, e in descrizione trovate anche i riferimenti per il canale Twitch, Instagram, TikTok e Facebook, e vi chiedo di andare a lasciare un bel follow anche laggiù, e ci vediamo al prossimo video. Bella bella.